compito mio oggi è di introdurvi le caratteristiche generali del corso, poi ci saranno i colleghi che vi ho appena citato, Cerabolini, Zanardini, Livio, che entreranno nel merito di quelle che sono le aree culturali del corso. E lascio un attimo in sospeso il concetto di area culturale che poi riprenderò a brevissimo. Poi Andrea Pozzi entrerà nel merito invece della questione dell'internazionalizzazione cosiddetta, cioè delle opportunità che in generale l'Ateneo e quindi anche il nostro corso di laurea può offrire negli scambi internazionali sui progetti Erasmus e Erasmus Trainship, quindi finalizzati a acquisire CFU all'estero o a svolgere in parte l'attività di tesi di laurea all'estero. Poi avremo, e li ringrazio sin d'ora, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dell'associazione studentesca e environmental che daranno anche loro un loro contributo a queste presentazioni. Ovviamente alla fine di questa presentazione chiunque può avere l'opportunità, anzi vi incentivo a farlo, siamo qui per questo, di fare domande, fare richieste, approfondimento in modo che chiariamo questi aspetti. Allora, corso di laurea magistrale in scienze ambientali, ho sottotitolato io sintesi e pluridisciplinarità. Adesso vedremo perché ho utilizzato queste due parole per sintetizzare, appunto concentrare gli aspetti didattici all'interno del corso di laurea. Ovviamente si tratta di un corso di laurea magistrale, quindi abbiamo un passaggio non solo formale ma anche culturale all'approfondimento delle tematiche che si basano innanzitutto sul monitoraggio dei dati ambientali, cioè come raccoglierli, in proseguimento, in approfondimento di quello che è già stato fatto nella triennale, ma soprattutto come utilizzarli, come valutare questi dati in due grossi contesti, in due grossi filoni culturali, possiamo dire così, cioè nell'ambito degli aspetti naturali e degli aspetti naturali modificati dall'impatto antropico. Questi sono un po' i due filoni che poi si ripercorrono anche all'interno delle tre aree culturali, ovviamente con un approfondimento specifico in base al rischio chimico per gli ecosistemi e per la salute, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità rispetto ai rischi geologici o alla geologia ambientale. Però la chiave di lettura che vi propongo è questa, con ovviamente, e tendo sempre a sottolinearlo già nella triennale, con una chiave interpretativa di tipo interdisciplinare, pluridisciplinare, multidisciplinare, chiamiamola come vogliamo, ma con la capacità cognitiva, mentale, di riuscire a saltare da un argomento all'altro facendo sintesi degli argomenti, quindi una capacità di avere un approccio elastico, mentalmente aperto alla risoluzione dei problemi in questi contesti ambientali con un approccio diversificato. Approccio diversificato che ovviamente dipende anche moltissimo dalle vostre propensioni, c'è chi è più attratto da alcuni insegnamenti, chi più da altri, quello non dovete sentire né me né i colleghi. Ci sentirete dopo, quando voi la scelta l'avrete fatta rispetto a un'area culturale o rispetto a un'altra, che dipende dalla vostra capacità di formarvi in un determinato settore piuttosto che in un altro. Questo lo ripeto perché è fondamentale fare in modo che siate voi a scegliere un percorso che vi dia soddisfazione. È quella la prima chiave di lettura, perché se state facendo cose che vi piacciono non avrete nessun problema a superare anche degli aspetti di difficoltà che chiaramente ci sono, no? È un corso di laurea scientifico, affrontiamo dei temi a volte complessi, a volte intercalati nei vari insegnamenti, quindi certamente il percorso non è semplice, ma
nei momenti di difficoltà si riescono a superare meglio questi aspetti proprio se uno ha la determinazione che gli deriva dal fatto di aver scelto una strada, un percorso che gli dà soddisfazione. Questa è una primissima chiave di lettura che mi sento di sottolineare. Un altro aspetto, ma chi di voi sta già seguendo il corso triennale all'Insubria sa che ci muoviamo in questa direzione, è l'integrare il più possibile la trattazione dei temi di tipo ambientale con qualsivoglia approccio, sia in aula, cioè con un approccio prettamente, prevalentemente teorico, sia con esercitazioni pratiche in laboratorio sul campo, che sono l'aspetto complementare, l'aspetto applicativo di approfondimento di alcune tematiche che mette insieme appunto aspetto teorico e aspetto pratico in diversi contesti, anche nella magistrale, ovviamente con un approccio in questo caso più avanzato, con tecniche più avanzate, strumenti più avanzati, modalità interpretative dei dati più avanzati. Siamo gli unici in Italia a proporre un corso di laurea in scienze ambientali magistrale? Ovviamente no. In Italia, io vi ripropongo una sintesi dei dati, ma ricordatevi sempre che a questi dati potete accedere anche voi direttamente collegandovi al portale Universitaly, www.universitaly.it, in cui avete la possibilità di fare sia per la triennale sia per la magistrale, che immagino interessi prevalentemente a voi, una ricerca in base alla classe di laurea che vi interessa, e vi escono tutti gli atenei in cui vengono erogate all'interno di quella classe di laurea. Nella fattispecie la nostra classe di laurea è la laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Vi escono tutti gli atenei in cui ci sono corsi all'interno di questa classe di laurea, con tutte le specifiche sui corsi che potete analizzare in modo comparativo: quali insegnamenti vengono erogati, quali servizi aggiuntivi l'ateneo vi offre, eccetera. È una modalità molto scientifica, pragmatica, oggettiva di fare una scelta, no? E vi dicevo, in ambito nazionale sono pochi gli atenei che propongono all'interno della classe di laurea LM75 un corso di laurea in scienze ambientali propriamente detto, così come lo proponiamo noi all'Insubria. Sono le università che vedete: Pisa, l'Università del Salento a Lecce, l'Università di Salerno di Fisciano e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Poi in realtà, con diverse articolazioni all'interno della stessa classe di laurea, esistono diversi atenei che propongono corsi di laurea che non si chiamano scienze ambientali, alcune addirittura sono orientate alle scienze del mare, eccetera. Però qui vedete un elenco complessivo. Qual è la cosa che mi preme sottolineare? Mi preme sottolineare un aspetto che nello stesso tempo è una disdetta per il paese, ma è un'opportunità per voi. La disdetta per il paese è che moltissimi purtroppo interrompono il percorso di formazione e di studi laureandosi nella triennale. Vedete i dati, abbiamo circa 2.400, così a spannometricamente, di immatricolati nella triennale, mentre nella magistrale, sono dati a livello nazionale che potete trovare anche su Alma Laurea, troviamo circa 400 immatricolati, quindi c'è un calo drastico e netto. Questo è un problema per il paese, perché sapete che qualcuno ha definito i laureati il petrolio dell'Italia, cioè la vera risorsa su cui l'Italia dovrebbe puntare e sui quali purtroppo non sta puntando. Nel contempo è un'opportunità, perché per chi come voi invece deciderà o forse ha la propensione
propensione a decidere di continuare il percorso di formazione, questo diventa importante perché vi ritroverete in pochi, e soprattutto in pochi non tanto immatricolati quanto laureati, anche se le percentuali di laureati sugli immatricolati nelle magistrali aumentano moltissimo rispetto alle triennali, non perché i docenti diventino particolarmente più buoni nella magistrale, ma perché nella magistrale ovviamente non si risente dell'effetto errore, sbaglio, ritiro, vado a lavorare, non mi piace questo corso, eccetera, eccetera. Chi si iscrive alla magistrale normalmente ha le idee molto chiare, idee chiare che si è fatto, si è fatta anche seguendo queste attività di Open Day. Infatti vedete che la percentuale di laureati sugli immatricolati è ben oltre l'80% nelle magistrali, in alcuni casi è ben sotto il 30% nelle triennali. Chi di voi segue già i corsi o chi ci segue oggi per la prima volta, tocca con mano in questo momento come vengono svolti i corsi per il corso di laurea magistrale in scienze ambientali, che è un corso erogato sulle due sedi. Propriamente viene definito un corso interdipartimentale perché è appannaggio di un coordinamento, di una sinergia tra il Dipartimento dell'Università dell'Insubria che sta a Como, che ne ha anche il coordinamento formale, in collaborazione con il Dipartimento che sta a Varese, sempre presso l'Università degli Studi dell'Insubria. È un'erogazione della didattica che viene fatta in teleconferenza, in videoconferenza, esattamente come stiamo facendo noi in questo momento. Il docente è presente fisicamente in un'aula e trasmette i contenuti, i video, le slide e la propria voce agli studenti che stanno nell'aula nell'altra sede rispetto a quella di presenza del docente, ovviamente con opportunità, lo vedremo anche noi dopo, di interagire direttamente attraverso l'audio e il video. Le tematiche, diciamo, se dobbiamo tradurre adesso in una fase molto di sintesi, poi in modo un po' più ampio coi colleghi che mi seguiranno, con delle parole chiave i contenuti della laurea magistrale, ecco, sono quelli che vedete comparire qua in azzurro. Si parla in generale di rischi e di valorizzazione, di sostenibilità, di utilizzo. Sono tutte terminologie che ovviamente partono da tre assiomi: dalla consapevolezza di che cosa abbiamo di fronte, dalla consapevolezza di quali rischi / opportunità possono derivare dagli aspetti ambientali e quindi da un utilizzo sostenibile delle risorse stesse o da una minimizzazione dei danni potenziali. Con questo doppia chiave interpretativa che vi ripropongo perché è un po' l'aspetto diciamo pregnante del nostro corso di laurea, che mette insieme questi due approcci nei vari settori che avete visto, legati a un approccio di un ambiente naturale, modificato da interventi antropici a tutti i livelli, quindi con le ricadute potenziali sia sugli ecosistemi nel contesto naturale sia sulle ricadute anche sull'uomo, quindi sulla salute umana più in generale. Chi può iscriversi al nostro corso di laurea? Beh, ovviamente sapete bene che un passaggio da una classe di laurea triennale L32, dove ad esempio chi sta seguendo Scienze dell'Ambiente e della Natura in Università dell'Insubria, ma in generale in tutti gli altri corsi che rientrano nella classe di laurea triennale L32, il passaggio è in automatico. Perché? Perché i paletti che ci sono i paletti
effetti di acquisizione dei CFU nelle diverse aree che derivano appunto dai minimi previsti a livello ministeriale della classe di laurea triennale. Adesso ve li faccio vedere, ma chi può iscriversi? Allora, si può iscrivere alla laurea magistrale in scienze ambientali qui da noi all'Insubria se chiunque abbia acquisito un livello inglese certificato almeno B2 e chi abbia acquisito almeno, cioè come minimo, questi CFU. Sono questi che vi dicevo, sono i minimi previsti dalla classe triennale L32 del Ministero. Quindi chi si è già laureato nella triennale e nella classe L32 non ha problemi, non deve neanche controllare. Viene, passa in automatico, in seguito a un colloquio che verrà fatto potrà poi immatricolarsi. Quelli che invece arrivano dall'esterno della classe di laurea, cioè da altre classi di laurea, ad esempio i biologi che hanno delle carenze nella formazione geologica, i geologi che hanno carenze nella formazione biologica, potranno recuperare dei CFU. Questi sono prerequisiti, quindi vuol dire che devono essere presenti all'atto dell'immatricolazione. Quindi vuol dire che se mi mancano 5 CFU, faccio dei numeri a caso, nel settore geologico, recupererò i crediti nel settore geologico, darò il mio esame iscrivendomi come insegnamento singolo e potrò poi immatricolarmi una volta che ho acquisito questi CFU che mi mancano. Proprio per agevolare al massimo il passaggio degli studenti che arrivano da aree culturali diverse, proprio perché vi ho appena detto, per noi la parola pluridisciplinarietà, multidisciplinarietà è importante, quindi dobbiamo anche favorire questo scambio reciproco tra formazioni diverse. Da quest'anno abbiamo messo a punto un sistema per cui il recupero dei crediti viene gestito attraverso l'erogazione di crediti nell'area geologica, nell'area biologica e nell'area chimica, in modo da favorire il recupero in tempi rapidi dei CFU che mancano e garantire l'iscrizione. Lo sperimenteremo quest'anno, a maggio verranno approvate queste nuove modalità, quindi a brevissimo, e quindi saranno rese disponibili per tutti quelli che da agosto decidono di iscriversi, quando apriranno le immatricolazioni, al nostro corso. Gli facciamo una prevalutazione, si verifica che mancano dei requisiti, loro possono iscriversi a questi corsi e recuperare rapidamente a settembre, riuscire a immatricolarsi per tempo. Tutte queste informazioni non le potete ottenere solo da chi vi parla o dai docenti che vi spiegheranno questi aspetti durante gli incontri istituzionali degli Open Day, ma abbiamo previsto anche delle figure interne al corso di laurea, devo dire ancora poco sfruttate appieno da un punto di vista degli studenti, che sono delle figure di docenti che si sono messe, dopo aver seguito dei corsi di formazione organizzati internamente dall'Ateneo, si mettono a disposizione degli studenti proprio per aiutarvi a dirimere delle scelte rispetto a degli esami, dei percorsi, alla scelta di tesi, eccetera, eccetera. Insomma, tutte quelle problematiche che durante un percorso di formazione ogni studente si trova ad affrontare. Quindi c'è un'attività permanente e costante di tutoraggio all'interno del corso di laurea. E c'è anche un'attività di monitoraggio costante all'interno del corso di laurea, grazie alla commissione AIQA, non ce la siamo inventata ovviamente noi come corso di laurea in scienze ambientali, è prevista dalla normativa, ogni corso di laurea ce l'ha, però devo dire con una certa punta di orgoglio che all'interno del nostro corso di laurea questa commissione AIQA è particolarmente ben funzionante, molto ben rappresentata in termini di numero di docenti all'interno, ma soprattutto anche grazie alla presenza di due rappresentanti dell'Associazione Italiana Scienze Ambientali
Naturali e dell'Associazione Italiana Naturalisti, che ci aiutano anche ad avere il polso della situazione nel contesto professionale anno per anno, e ci danno suggerimenti su come sia possibile rimodulare, inventare nuovi corsi per rimanere al passo con la formazione. È chiaro che poi c'è una piccola distonia sulla capacità di modificazione del corso di laurea. In genere occorrono un paio d'anni per riuscire a inserire nuovi corsi, progettare nuovi percorsi formativi, eccetera. Però è importante questo lavoro in sinergia all'interno della Commissione AIQA, perché si preoccupa di fare una valutazione attenta di come è possibile migliorare le offerte formative. Chi è da un po' che frequenta l'Università dell'Insubria sa che proprio recentemente questo nuovo corso di laurea che adesso vi presentiamo è stato modificato, incrementandone poi anche il numero di insegnamenti a disposizione, quindi le capacità di scegliere dei percorsi. Questi sono i percorsi professionali che possono essere identificati all'interno, al seguito della formazione nel corso di laurea. Ve li lascio un attimo senza commentarli, e poi se ci sono delle richieste specifiche le riprendiamo poi successivamente, ma vedete che anche in questo caso sono caratterizzate da una formazione multidisciplinare nei settori che abbiamo elencato. Gli sbocchi professionali. Allora, come racconto sempre, gli sbocchi professionali che mettono al centro delle professionalità in campo ambientale sono decisamente all'avanguardia e potenzialmente sono la risorsa del prossimo futuro. Ma sono delle esigenze professionali che via via si stanno creando, si stanno perfezionando in seguito a tutta una serie di cambiamenti di sensibilità, di normative, di interesse per la salute dell'uomo e degli ambienti. Quindi essersi formato nel campo ambientale non è, chiedo scusa ai colleghi che prendo ad esempio, ma lo faccio solo per motivi didattici, come formarsi nel campo della giurisprudenza, nel campo della medicina, nel campo dell'ingegneria, dove ormai nell'opinione pubblica c'è una chiara riconnessione tra ti laurei in medicina, vabbè, avrai diverse specializzazioni, ma cos'è un medico? Ce l'hanno in mente più o meno bene tutti. Nel settore ambientale diventa difficile, non c'è una tradizione, soprattutto in Italia. In altri paesi europei è decisamente più marcata questa sensibilità verso le professioni ambientali. Quindi anche qui per voi è una doppia sfida, nel senso farete molta più fatica a far riconoscere le vostre professionalità, perché non siete in modo canonico inseriti in un percorso riconoscibile dall'opinione pubblica, ma nello stesso tempo avete di fronte a voi una sfida entusiasmante, che è quella di crearvi una vostra figura professionale con grande dinamicità e plasticità in base alle vostre propensioni, alle esigenze del mercato, come si dice, che mi fa un po' schifo dirlo, ma insomma è quello che ci viene poi richiesto di valutare. Anche per la laurea magistrale, esattamente come per la laurea triennale, abbiamo tre aree portanti, che sono l'area che racchiude gli insegnamenti di tipo biologico, l'area che include gli insegnamenti di tipo geologico e l'area che include gli insegnamenti di tipo chimico. È dall'integrazione, e sottolineo di nuovo, integrazione, pluridisciplinarietà. Noi non vi proponiamo una formazione di tipo professionale, diventerete esperti nell'uso dello strumento X o della tecnica Y. A noi ci piacerebbe produrre dei laureati che abbiano nella loro estrema professionalizzazione la capacità di sintesi nel contesto pluridisciplinare, saper individuare qual è il problema, saper mettere a punto come affrontarlo e avere un
una panoramica sulle possibili scenari risolutivi. Ok, questo è il punto su cui noi insistiamo sempre molto. Non sarete bravi a fare la cosa A, sarete bravi a utilizzare la vostra testa per essere pronti a diventare bravi a usare A, B, C, D a seconda delle problematiche che vi si troveranno, vi parleranno di fronte. Questo è il nostro corso di laurea, con gli insegnamenti. Trovate subito una cosa molto particolare che anche qua vedo sempre viene approcciata con due modalità, forse anche per questioni anagrafiche. Cioè trovate spesso la dizione un esame a scelta tra e c'è un elenco. Questo è il nostro modo di individuare le aree culturali, cioè dei percorsi che sono a vostra scelta, non sono dei curricula, non li abbiamo scelti noi per voi, non vi diciamo fate l'esame A, B, C, D, E, vi diciamo potete sceglierne uno tra questi, due tra quelli, vi diamo un'estrema libertà di scelta dentro ovviamente un percorso che è stato concordato tra i docenti. Perché dico che è strano? Perché forse dal nostro punto di vista che l'abbiamo programmato, abbiamo badato soprattutto a dire cerchiamo di assecondare le propensioni di tutti quelli che verranno a iscriversi al nostro corso in modo che si possano scegliere un percorso personalizzato. Ho notato che per alcuni studenti invece è un dramma, perché per alcuni studenti dire scelgo un esame tra questi diventa un blocco. È un po' come se invece di avervi dato una risorsa in più, la libertà di scelta, vi avessimo sottratto un pezzetto, perché vi trovate di fronte a una dicotomia a volte. Però questo è importante secondo me, vi abbiamo anche messo a punto gli strumenti per aiutarvi a scegliere, i tutor ad esempio con cui potete interfacciarvi, chiacchierare, discutere per arrivare a una scelta più oculata. Però è importante, secondo me, secondo i colleghi che hanno stabilito questa indicazione, che per voi sia uno spazio di scelta autonomo, proprio per ribadire ancora una volta che assecondare le vostre propensioni non è per noi solo una frase fatta, ma si traduce nella realtà delle cose. Come si traduce la scelta? Si traduce scegliendo i percorsi, le aree culturali. Cosa sono le aree culturali? Sono dei percorsi preferenziali che, se decidete di seguire le indicazioni a prioristicamente che il corso di laurea vi fornisce, sono la scelta di tre aree di formazione: quella della conservazione della biodiversità in rigoroso ordine alfabetico, della geologia ambientale e del rischio geologico o del rischio chimico per gli ecosistemi e la salute umana. Quindi potete scegliere quei percorsi, adesso vedrete come, perché i colleghi tra pochissimo finisco, che ve li presenteranno in ordine: Cerabolini per la conservazione della biodiversità, Livio per geologia ambientale e rischio geologico e Zanardini per rischio chimico per gli ecosistemi e la salute umana. Quindi salto anche questa parte sugli insegnamenti dei singoli corsi che vi presenteranno loro, anche per recuperare un po' di tempo sulla presentazione, ma vi aggiungo un'altra cosa che spero che sia per voi un vantaggio aggiuntivo e non una problematica aggiuntiva in più. Perché chi di voi non si sente pienamente rappresentato da quelle tre aree culturali, come le abbiamo chiamate, può scegliere gli insegnamenti in base, no, in base a quei box in cui si dice potete scegliere un esame tra questi, tre esami tra questi, due esami tra quelli, a prescindere dalle aree culturali che noi abbiamo a prioristicamente individuato, ma scegliendo gli esami in base alle proprie propensioni formative, alle proprie esigenze, alla propria programmazione di futuro che uno si immagina avere in testa. In più, questa libertà non è solo una decisione che ci arroghiamo noi all'interno del corso di laurea, ma è proprio prevista dal Ministero. Quando voi trovate la dizione crediti D, ci sono alcuni crediti, per quanto riguarda la laurea magistrale in scienze ambientali sono 8 CFU, i crediti D sono a completa libertà di scelta dello studente. Quello già prima
già prima, anche se non ci fossero le aree culturali. Lì una vostra scelta la dovevate fare. È chiaro che sui crediti di, se voi avete in mente un certo tipo di formazione e vi interfacciate col tutor o con il vostro relatore di tesi, potrebbero essere utili, perché vi si dice: vuoi fare una tesi in un certo settore che magari hai scelto te, che vuoi approfondire, allora parla col tuo tutor, col tuo relatore, i crediti di li scegli in relazione al fatto che ti serve approfondire una determinata tematica, acquisire certe capacità teorico-pratiche in un determinato settore e li scegli. Ma potrebbe anche essere un pacchetto di CFU che uno vuole per propria cultura scientifica personale utilizzare per altri fini e li sceglie a livello personale. Quindi sicuramente questo è un aspetto molto importante, come molto importante è la tesi magistrale. La tesi nella laurea magistrale è la vostra palestra di vita, cioè la simulazione di un'attività lavorativa professionale, che auspicabilmente è quello che vorrete fare nel futuro, che vi serve per mettere a punto la vostra formazione e poi andare a cercare nel mondo professionale, nel mondo lavorativo, proprio uno spazio professionale in quel settore in cui vi siete formati. Quindi non sottovalutate, io lo dico già anche per la triennale, di non sottovalutare la tesi in formato short, no? Il tirocinio formativo nella triennale, ma ancora di più non sottovalutatelo nella magistrale, perché acquisisce un ruolo fondamentale e parte integrante, forse uno dei punti più importanti del percorso formativo della laurea magistrale. Ultima slide e poi chiudo io, passo la parola ai colleghi. Ovviamente c'è una possibilità, no? Perché mi piace sempre dare una visione anche per il futuro, c'è anche una possibilità nel nostro Ateneo di proseguire con le attività formative anche dopo la laurea magistrale. Ben inteso, non siete obbligati a farlo da noi, potete andare in qualsiasi Ateneo europeo, ma se decidete che vi siete trovati bene da noi, le opportunità che vi forniamo sono interessanti, si può proseguire sia con le scuole di specializzazione sia col dottorato, che sono il cosiddetto terzo livello di formazione. Il primo sono le triennali, il secondo è magistrale, il terzo i dottorati e le scuole di specializzazione. E con questo vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi chiedo se ci sono delle richieste specifiche di approfondimento su questa presentazione, così poi passiamo la parola ai colleghi. Prego, a voi, ovviamente sia a Como che a Varese. Salve, buongiorno, Graziano, studente triennale di Scienze dell'Ambiente e della Natura. No, volevo chiedere, non so se l'hai già detto e mi sono perso, se i corsi sono a frequenza obbligatoria. Grazie per la domanda, non l'avevo detto. Allora, i corsi teorici non sono a frequenza obbligatoria, come in nessun corso di laurea, quasi nessun corso di laurea, ma come dico sempre, è un po' sciocco andare al ristorante, pagare il menù e non consumare. Voi con le vostre tasse pagate anche per avere l'opportunità di stabilire, e ripeto, una cosa fondamentale, un'interazione diretta col docente. Quindi anche per le lezioni teoriche suggerisco fortemente di partecipare, e di partecipare non passivamente ma attivamente, facendo domande quando non si capisce qualcosa, intervenendo. Mentre per i laboratori didattici e i laboratori didattici sul campo, come li definiamo noi, cioè l'esercitazione nei laboratori, nelle strutture dell'università, o l'esercitazione nel laboratorio natura, cioè all'esterno con le esercitazioni pratiche, è prevista un'obbligatorietà di frequenza di almeno il 75%. Cosa vuol dire almeno il 75%? È chiaro che non si prevede mai in nessun caso il 100%, perché se un giorno ho la febbre non posso partecipare, mi si invalida tutto. Però lì c'è un grosso messaggio, che è quello di incentivarvi a partecipare alle attività pratiche, perché in quel caso le attività pratiche sono attività che svolgete voi direttamente con le vostre mani, con la vostra testa, quindi è anche più difficile dire: c'è il libro, vado a ripassarmi eventuali cose che non ho trattato direttamente. Non so se ho risposto compiutamente alla domanda. Grazie mille.
ci sono altre richieste da Andrea, Uomo farmi vedere. finito. Uomo finito, tutto. Quindi possiamo continuare con Bruno. Ah, c'è un'altra domanda da Varese, chiedo sempre di presentare. Ecco, grazie. Si avvicina al microfono. Sì, perché è tutto registrato. Venga qua, non si preoccupi, la telecamera non morde. Allora, Toto Alessandro, studente triennale di Scienze dell'Ambiente e della Natura. Io dovrei laurearmi, però ancora non so se a luglio riesco, se no a settembre così. O non so se è più in là, perché ho finito gli esami, devo fare tirocini e tesi, e, cioè sto facendo già tirocinio, ma io potrei tipo iscrivermi alla laurea magistrale con la promessa che, cioè, non so, perché c'è una cosa del genere forse, no? Sì, non si chiama promessa perché quello è un patto tra galantuomini che ha la sua valenza, ma si chiama iscrizione sotto condizione. Cioè lei può dichiarare di preimmatricolarsi dicendo che entro febbraio si laureerà. E questa è una modalità con cui, se lei mantiene la sua promessa che è formalizzata dalla preiscrizione, si laurea, la sua preiscrizione viene ritenuta valida, quindi non paga more, sovrattasse, eccetera, e si può iscrivere. Qual è la cosa che io le suggerirei, mi sentirei di suggerirle? È che se lei è impegnato col tirocinio della triennale, giustamente passerà il suo tempo a lavorare per la raccolta dei dati, la messa a punto delle metodologie, eccetera, eccetera, e non riuscirà a seguire le lezioni del primo semestre della laurea magistrale. Quindi si troverà poi nella necessità di dover confrontarsi con i suoi colleghi che hanno seguito, farsi passare gli appunti, studiare insieme a loro, perché, come dicevo prima, soprattutto nella laurea magistrale, dove non si segue pedissequamente un testo, certo, i testi di riferimento ci sono, ma c'è anche molta dell'esperienza dei singoli docenti che viene trasmessa direttamente agli studenti. Quindi è proprio un peccato perdere l'opportunità di essere presenti in aula col docente, di stabilire questo rapporto attraverso le domande, le richieste di approfondimento. Quindi, tornando alla sua domanda, lo può fare sicuramente, cerchi di valutare tutte le condizioni per cui viene minimizzata la sua mancata partecipazione alle lezioni del primo semestre. Va bene? Allora, prego, grazie a lei per le domande. Andrea, mi dicevi che a Como non ci sono più domande? O vedo una mano alzata? No. Preiscrizione, cioè che esistono questi colloqui per iscrizione, bisogna dirlo. Sai che Andrea non L'abbiamo ti. detto. Pronto? Mi Sì, senti? adesso ti No, sento. abbiamo citato i colloqui preiscrizione, cioè quelli che obbligatoriamente andrebbero effettuati da parte, sì, cioè dalla commissione dei docenti e degli studenti che devono iscriversi, visto che ogni anno poi c'è sempre questo piccolo problema di comunicazione, no? Nel senso che esistono, sono sul sito e le persone devono iscriversi fondamentalmente. E valgono anche per la preiscrizione, giusto? Quindi, ecco, era questo solo Sono, quello che. sì, quando io prima dicevo che l'immatricolazione è subordinata al colloquio, sottolineavo quello che hai detto giustamente tu, Andrea, cioè che messo a punto tutto il sistema di preimmatricolazione, eccetera, voi parteciperete a un colloquio, di solito ce ne sono tre come scadenze, e in seguito al parere positivo, che mi auguro e sono certo acquisirete dopo il colloquio con la commissione, la commissione trasmetterà il parere alla segreteria e dopo a quel parere avete 10 giorni di tempo per perfezionare la vostra immatricolazione, cioè la vostra iscrizione definitiva all'Università degli Studi di Insubria nella laurea magistrale in Scienze Ambientali.